Ciao ragazzi, vi vado a mostrare quelle che sono le edizioni di C'era una volta in America all'interno della mia collezione. Premessa: C'era una volta in America per me un film assoluto, un film totale per così dire, uno dei film più belli della storia del cinema. È uno di quei film che all'interno contengono tutta l'essenza proprio del cinema puro, del migliore cinema. Film del 1984 e purtroppo ultimo film del compianto Sergio Leone, è il regista che veramente all'interno di questo film, secondo me, ha dato tutto. È un film in cui sfido chiunque a trovare una sola virgola fuori posto. È un film veramente perfetto, funziona tutto. Una storia bellissima, un cast eccezionale, una narrazione tecnicamente perfetta e non dimentichiamoci una musica, una colonna sonora di Ennio Morricone che è veramente straordinaria, che ci sa regalare comunque momenti nostalgici, momenti di tenerezza. Sicuramente la coppia Morricone e Sergio Leone anche in questo film si fa capire veramente che si parla di una coppia, insomma, inossidabile, una coppia che ha saputo veramente regalare pagine importanti nella storia del cinema partendo appunto dai western precedenti. E C'era una volta in America è un film che mi auguro che voi almeno una volta lo abbiate visto, se così non fosse, prima di ogni altro consiglio, anche che avete potuto ricavare dai miei video, assolutamente guardatelo come primo film perché questo, come dicevo, è veramente per me uno dei film totali, uno dei film assoluti. Film che secondo me io avrò visto tra le 30 e le 40 volte, come minimo, perché veramente questo è un film che guarderei veramente all'infinito. Nei miei precedenti video, vabbè, l'ho già dichiarato che il mio film preferito in assoluto è 2001 Odissea nello spazio di Kubrick. Se però dovessi andare in un'isola deserta e posso portare un solo film, che quindi avere un solo film da poter vedere quando voglio, probabilmente sceglierei questo. Perché veramente il mio legame a C'era una volta in America è qualcosa che parte da quando ero ragazzino, che veramente mi ha regalato emozioni su emozioni ogni volta che l'ho visto. Insomma, quando avevo scoperto poi il film, da ragazzino, circa una volta ogni 2 mesi, ecco, me lo riguardavo e veramente l'ho visto decine e decine di volte senza esagerare. Detto questo, vi vado a mostrare appunto, come ho detto inizialmente, quelle che sono le edizioni della mia collezione. Allora, partiamo con la prima edizione DVD, che questa è un'edizione Digipak. Adesso non ricordo bene la data, comunque film che ha un po' di anni. Questa appunto è un'edizione Digipak che contiene poi due DVD, non ricordo se era primo e secondo tempo, la suddivisione o era un disco di edizioni speciali, c'è un disco di sì, con i contenuti extra, con i contenuti speciali. Questo non, ah no, prima e seconda parte, ok, no, era il film effettivamente diviso in due parti, anche perché ricordo questa è l'edizione, la prima edizione, quella trasmessa poi sia al cinema che in televisione, della durata di 220 minuti. Che è poi l'edizione, diciamo, quella che era presente, disponibile anche in VHS, un pezzo questo che tengo sempre e volentieri in collezione proprio perché è la sua prima edizione comunque italiana in due dischi, e poi l'edizione comunque Digipak si tiene sempre e volentieri, poi insomma, come dicevo, e non mi stanco mai di dirlo anche nello stesso video, è C'era una volta in America. E passiamo poi alla prima edizione Blu-ray, che è questa, sì, l'ho presa giusta. E questa contiene sempre la versione ridoppiata, che quindi abbiamo anche nell'edizione poi di fatto DVD, perché l'avevo dimenticato, questa non contiene la traccia audio originale. E infatti io la prima volta che poi vidi l'edizione DVD, essendo abituato effettivamente al doppiaggio originale, ci sono rimasto alquanto male. Questa appunto è la prima edizione in Blu-ray, che quindi contiene poi l'edizione standard, diciamo, del film. Poi passiamo alla seconda edizione Blu-ray, eccola qui, che questa contiene l'edizione estesa, con 20, una ventina di minuti, 20-25 minuti, sì, 25 minuti di extra, che sono scene che erano state in precedenza tagliate. Le scene ovviamente tagliate non hanno non sono doppiate, ecco, in italiano, perché appunto in precedenza non erano state doppiate. E diciamo, quando poi il film
arriva nei punti, appunto, delle scene extra, la qualità video effettivamente è di bassa qualità. Però è un'edizione che comunque ho apprezzato molto perché effettivamente sembra il materiale comunque in più. E questa è appunto la prima edizione Blu-ray. Passiamo poi all'altra edizione Blu-ray, che tra l'altro questa è decisamente rara. Questo è un Blu-ray che, se lo cercate effettivamente su eBay, comunque sui canali di vendita di film usati, viaggia cifre decisamente alte, perché questo contiene la traccia audio originale in 5.1. Quindi questo è un pezzo effettivamente che tengo, che cerco di conservare al meglio. Infatti poi tanti film che faccio vedere, allora è vero che molte cose ce le ho sigillate perché magari le ho in edizioni differenti, però in questo caso, anche se vedete il cellophane, perché io li apro sotto, quindi un piccolo aneddoto diciamo da questo video, li apro sotto e faccio in modo così poi da poter rivestire il film in modo tale, insomma, che si possa conservare al meglio. Giusto proprio perché questo è un film a cui sono particolarmente legato e di conseguenza, insomma, cerco di tenerlo coi guanti, per così dire. Passiamo poi, diciamo, all'ultima versione che ho del film, e tra l'altro non so in che edizione è, e approfitto per mostrarvi questo bellissimo cofanetto che è uscito qualche anno fa di Sergio Leone, con i vari film di Sergio Leone. E anche questo punto contiene C'era una volta in America. Di questo cofanetto prima o poi avevo già fatto unboxing, ma prima o poi lo mostrerò comunque anche in video unboxing, perché anche se datato è veramente un bellissimo cofanetto. Poi ragazzi, è sempre Sergio Leone. E questo però cofanetto ve l'ho mostrato, ma non ricordo. Ah, giusto, no, no, c'è scritto. E contiene sempre la versione estesa, non so però con che doppiaggio, perché da questo box effettivamente non l'ho mai visto il film, avendo già poi a disposizione le altre edizioni che abbiamo visto in precedenza. Detto questo, fatemi sapere nei commenti se avete visto il film e cosa ne pensate. A questo film, ecco, ci terrei ad avere qualche commento a tal proposito, perché, ripeto, per me è un film assoluto. Se il video vi è piaciuto, comunque mettete un like. Se vi interessano argomenti di un video o cinema a livello generale, seguitemi perché, come sempre, cercherò di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.